che si chiamano convergenza puntuale. Allora, abbiamo f con n definita da e a valore in r, e è un sottoinsieme di r. Pensate, io scrivo e perché si può fare su qualunque insieme, ma voi pensate, siccome però lo dobbiamo confrontare con convergenza uniforme, pensate e che sia l'intervallo AB chiuso. Definizione, si dice che f con n converge a f puntualmente in E se e solo se per definizione il limite di f con n di x è uguale a f di x per ogni x in A, in E, scusate. Ok? Oh, lo andiamo a scrivere questo con gli epsilon e i delta? Allora, per gli epsilon e i delta si scrive così. Per ogni x, per ogni epsilon, esiste un indice ni appartenente a n, tale che se n è più grande di ni, allora f con n di x meno f di x è minore. Andiamo a vedere l'altra come era fatta. Cosa cambia tra questa e questa? Sembra uguale, ma non lo so. Questa si chiama convergenza puntuale. Adesso vi riscrivo qua la convergenza uniforme. Puntuale e qua uniforme. Convergenza uniforme è per ogni epsilon maggiore di 0 esiste un ni appartenente a n tale che se n è maggiore o uguale di ni allora fn di x meno f di x è minore di epsilon per ogni x appartenente a y. Vabbè, nel caso di prima appartenente a b, ma si può fare anche su. Mo si vede qualcosa è cambiato. C'è una sola cosa che è cambiata. Allora, da questa posizione, cioè quello sta là, sulla convergenza puntuale sta là, sulla convergenza uniforme sta qua. Quale delle due convergenze implica l'altra? Cioè, secondo voi sarà vero che se una successione converge puntualmente converge uniformemente? O sarà vero e viceversa? Se converge uniformemente converge puntualmente. Se converge puntualmente non è detto che converge uniformemente. Perché? Cerchiamo di ragionare. Perché? Perché questa qua è più facile da soddisfare. Da chi può dipendere questo ni? Quando io dico per ogni esiste, che significa? Fissa x, fissa epsilon, trova ni. Ni da chi dipende? Da ciò che è stato fissato. Cioè può dipendere da epsilon e da x. E qua invece? Da chi può dipendere? So,
solo da epsilon, perché solo epsilon è stato fissato. Quindi qua io devo trovare un ni in dipendenza da epsilon che vada bene per tutti gli x. Allora, facciamo un esempio. Io ho un gruppo di persone. Sono un uomo. Poi ci sono i giorni della settimana. Allora, ogni persona ha dei gusti diversi. Poi ci sono magari alcune persone che, per vari motivi, in certi giorni della settimana non vogliono certi cibi. Allora, se io dico per ogni giorno della settimana, per ogni persona, ti so cucinare un cibo che ti piace. C'ho più scelta o no? Perché conosco sia il giorno sia la per... Se posso, se fisso solo il giorno, allora magari è un problema. Che quel giorno ci sta chi non vuole una cosa, chi non ne vuole un'altra, chi non... E allora ho più problemi, no? Perché ni può dipendere solo da epsilon, però deve andare bene per tutti gli x. Allora magari che ne so, pesce, però se c'ho qualche vegano il pesce non va bene. Invece se io posso scegliere anche in base alla persona, per ogni x, per ogni epsilon, io lo trovo. Quindi questo è più facile da soddisfare. Per quale motivo? Perché questo per ogni qua sta prima di ni e qua invece sta dopo. Ok? Adesso faremo degli esempi. Come si fa la convergenza puntuale? Un esempio lo facciamo su. Andiamo a fare per esempio, prendiamo questa funzione f con n di x uguale arco tangente di nx. E poi prendiamo ab uguale meno 1, 1. Ma come sono fatti? Posso prendere pure tutto R, eh? Ma prendiamo io uguale ad R, poi E uguale R. Il limite è facile da calcolare su tutto R, poi quando sarà necessario ci metteremo un limite là. Allora, come si fa a valutare il limite puntuale di questa successione? Allora, cominciamo a fare i grafici. I grafici. Allora, chi è F1? F1 è l'arco tangente di x. L'arco tangente di x è compresa tra meno pi greco mezzi e pi greco mezzi. Chi è F2? Chi è F2? Arco tangente di 2x. E che succede alla funzione, che succede al grafico? Arco tangente di 2x semplicemente fa così. Cioè, se vi ricordate, quando qua metto 2x, 3x, è come comprimere il grafico in questa direzione. Arco tangente di 3x cosa farà? Farà una cosa simile.
Quindi più vado avanti, più questo grafico si schiaccia in questo modo. Allora, cosa significa fare la convergenza puntuale? La convergenza puntuale significa fissare una x e andare a vedere cosa succede per quella x. Cosa succede per quella x? Potete vederlo sia graficamente sia analiticamente. Quando faccio, chi è che va a infinito? La x si muove? No, è n che va a infinito. Allora, quanto fa questo limite? Uno dice nx va a più infinito, l'arco tangente va a pi greco mezzi. E attenzione, questo quando vale? Quando la x quando la x è positiva. Perché se invece la x era negativa, nx a quanto va? E quindi qua va a meno pi greco mezzi. Però se la x era 0, n per 0 fa sempre? Allora in questo caso viene 0. Quindi questo limite ha tre possibili valori. Che vuol dire? Andiamo a vedere graficamente. Lo vedi? Se qua la x è negativa, arco tangente di x, arco tangente di 2x, arco tangente di 3x, arco tangente di 4x, a cosa converge? A meno pi greco mezzo. Quindi significa andare a vedere su quella x che succede. Sulle x positive il contrario va a pi greco mezzi. E questo però, a sto punto non si muove. Tutti i grafici di fn, di arco tangente di nx, in 0 valgono tutti 0. E quindi quel punto non si muove e tende a 0. Ok? Quindi, qual è il grafico della funzione limite? La funzione limite, quindi arco tangente di nx, a che cosa converge? A pi greco mezzi per segno di x. O no? Questa è la convergenza. Che tipo di convergenza stiamo parlando? Puntuale. L'abbiamo fatta punto per punto. Per ogni x abbiamo fatto il limite. Questa è la convergenza puntuale. Qua si capisce subito. Se lo faccio su meno 1, 1, che succede? Niente, che devo tagliare solo tra meno 1 e 1. Ora, C0 di meno 1, 1 con la convergenza puntuale è... Mettiamo che ci sia dietro una distanza. Si può fare in modo complicato, ma comunque, può essere mai uno spazio metrico completo con la convergenza puntuale? Con una distanza che induca la convergenza puntuale? Allora, una successione che ha limite di funzioni continue, il limite come dovrebbe essere se fosse completo? Dovrebbe essere ancora nello spazio, cioè ancora una funzione continua. Questa successione di funzioni sono tutte continue al quadrante di nx? Sì. A chi convergono? Questa è discontinua, il limite qua va a pi greco mezzi, qua fa meno pi greco mezzi, in 0 vale 0. O no? È discontinua. Quindi la convergenza puntuale non può andare bene per farci uno spazio metrico completo. Vediamo un po', quella successione lì ci può convergere uniformemente a segno di... Cioè, adesso, attenzione, cercate di ragionare. Andiamo a cercare il limite uniforme di questo, di questa successione di funzioni. Se c'è, chi deve essere? Se ci fosse, deve essere per forza questa. Perché noi sappiamo che se converge uniformemente deve convergere pure puntualmente. Il limite puntuale già lo conosciamo. Però può essere, ci può convergere a pi greco mezzi segno di x uniformemente? No, perché se è vero quello che ho detto prima,
che rispetto alla convergenza uniforme le funzioni continue saranno uno spazio metrico completo, se convergeva uniformemente, allora questa deve essere continua, almeno tra meno 1 e 1, tra meno 2 e 2, tra meno, insomma, alla fine su tutto è. Ma questa qua non è continua, in particolare non è continua. Quindi questo è un esempio di una successione che converge puntualmente, ma non converge uniformemente. Dice, vabbè, ma lo devi ancora dimostrare? Vabbè, poi lo dimostriamo. Con la convergenza uniforme spazio medio completo. Va bene? Non adesso. Oh, questa stessa successione, questa stessa successione, se andiamo a fare tra meno 1 e 1 e andiamo a vedere la distanza 1, la distanza 2, converge a pi greco mezzo segno di x. Quindi arcotangente di nx, lo scrivo qua, converge a pi greco mezzi segno di x su qualunque intervallo del tipo meno a, sia rispetto alla distanza di 1 ma anche rispetto alla distanza di 2. Ma non converge sempre per x appartenente a meno a, cioè ci converge con la distanza di 1, ci converge la distanza di 2, ci converge la distanza di infinito, non ci converge. Allora, vediamo un po', fermiamoci un attimo e vediamo cosa abbiamo imparato. Abbiamo imparato che se il limite ci sta, praticamente deve essere lo stesso. Non è che con la distanza ci sta un limite e con l'altra distanza ci sta un altro limite, no. In qualche modo, tranne alcune cose da specificare, i limiti sono gli stessi. Sia se converge rispetto alla distanza di 1, di 2, di infinito, ma anche se converge solo puntualmente. I limiti devono essere gli stessi. Possiamo avere che in un caso converge e in un altro caso non converge. Ma se converge in tutti e due i casi, sostanzialmente, anche se poi questo non è una dimostrazione completa, e la dimostrazione funziona quando, per esempio, se tu hai una convergenza rispetto a due distanze, no? Se implicano entrambe la convergenza puntuale, mettiamo, allora tu trovi il limite puntuale, il limite rispetto alle due distanze, se ci sta, deve essere quello puntuale, quindi devono essere uguali. Quindi non è tanto, diciamo, il fatto di specificare una distanza o un'altra non serve tanto a cambiare il limite lo fai sempre puntualmente. Quindi calcolare i limiti di successione di funzioni non è difficile, basta fare i limiti con un parametro, fn di x, fisso x, faccio il limite. Diventa una successione numerica, la sapete calcolare, ok? Ok, qual è il problema? Il problema è che mettiamo pure che lo sappiamo calcolare il limite, però bisogna vedere se in quella distanza, con quella distanza ci converge o no al limite. Per esempio qua con la distanza di 1 ci converge, la distanza di 2 ci converge, è un esercizio che poi faremo, con la distanza di infinito non ci converge. Perché non ci converge? E questo si può capire da subito,
Cosa significava convergere uniformemente? Significava fissare un salsicciotto di altezza, diciamo, di segno ampiezza epsilon in verticale, e poi la funzione f con n doveva vivere all'interno di questo salsicciotto. Però siccome la funzione è discontinua, qua il salsicciotto salta. Se epsilon è abbastanza piccolo, questi due strisce sono sconnesse. Qualcuno dice, vabbè, ci sta pure un segmentino qua, vabbè, ma col segmentino qua non ci fa niente, rimangono sconnesse. E allora, quando prendi f con n che è continua, come fa a arrivare a 0 mantenendosi per esempio minore di meno pi greco mezzi più epsilon? Non ci può arrivare, cioè deve, a un certo punto deve per forza uscire fuori. Può f con n vivere all'interno di quel salsicciotto? No, per nessun n, quindi non esiste. Perciò si chiama convergenza uniforme. Perché qua, se io fisso x, quando n è molto grande, ci va all'interno del salsicciotto. Anche qua, se io prendo un n più grande, il valore di convergenza di nx scende verso meno pi greco mezzi. E qua, anche se prendo un valore che sta al di fuori di qua, però se prendo n più grande sale verso, però non c'è un epsilon che vada bene per tutti, cioè un ni che vada bene per tutti. Le x fissato quel valore, chiaro? Quindi questa convergenza non può essere uniforme. In effetti la convergenza uniforme è più forte di quella puntuale, è più forte di quella, diciamo, sui limitati, cioè sugli intervalli chiusi, per esempio, è più forte della convergenza L2, più forte della convergenza L1. Chiaro? Ok. Quindi, noi adesso abbiamo il martello, teorema delle contrazioni. Abbiamo l'incudine, il supporto dove ci devo piantare il chiodo. L'incudine, è difficile, ci pianti un chiodo. Che è lo spazio delle funzioni continue. Con la distanza di infinito. La convergenza rispetto a questa distanza chi è? Si chiama convergenza uniforme. Che significa? Quello che abbiamo scritto prima. Come si fa a trovare il limite uniforme? Prima si trova il limite puntuale e poi si fa vedere come agisce uniformemente. Ok? Fino a ora non è difficile. Adesso ci serve il chiodo, cioè il problema al quale applicare tutto questo ambaradam. Sono tre ore che stiamo a parlare di questa roba, tre ore e un quarto. E qui. Qual è il problema? Equazioni differenziali. Adesso andiamo a dare una serie di definizioni. Anzi, daremo il meno possibile definizioni, però un po' ne dobbiamo dare. Allora, di che equazioni differenziali andiamo a parlare? Noi quali funzioni conosciamo? Conosciamo dall'anno scorso, diciamo, no, dal primo semestre, le funzioni di una variabile. E da pochi giorni conosciamo le funzioni di più variabili. Le funzioni di una variabile che derivate hanno? Una sola, la derivata si chiama ordinaria. Quelle di più variabili hanno le derivate spaziali. Allora noi, quali equazioni vogliamo, secondo voi sono più semplici? Secondo voi uno vuole iniziare iniziando sulle cose più complicate o più semplici? Più semplici.
E quindi quali saranno le equazioni più complicate, quelle che convergeranno in funzione di una variabile o di più variabili? Di una variabile. Quelle di più variabili, ci sta chi ha studiato per tutta la vita una singola equazione differenziale alla derivata parziale, un certo tipo, una certa precisa equazione differenziale. Invece quelle di una variabile, che convolgono in funzione di una variabile, sono sicuramente più facili. Allora, noi studiamo questo tipo di equazioni qua, che si chiamano equazioni differenziali ordinarie. Allora, il concetto è che il nostro spazio X, e adesso è Cn di AB, anzi chiamiamo Ck di AB. Chi è Ck di AB? Lo spazio delle funzioni che sono derivabili k volte con tutte le derivate, incluso la kesima continua. Quindi C3 è continua F, F', F', F'. Chiaro? C7 è continua F, F', 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 F4, eccetera. Poi abbiamo una funzione F grande da A, dove A è un sottoinsieme di R alla K, un sottoinsieme aperto di R alla K più 2, a valori in R. A questo punto possiamo dare la seguente definizione. Si dice che la funzione y di x, la funzione, non la chiamiamo f piccolo, la chiamano tutte le funzioni dell'equazione differenziale, si chiamerà y di x, soddisfa l'equazione, la scrivo OD all'inglese, ordine di differential equation, star, la scriviamo qua, F grande di x, y di x, y primo di x, y k x uguale a 0, se solo se per definizione. Allora, primo fatto, y appartiene a cn di ab. Allora, star su AB, secondo fatto, star è ben definito e soddisfatto. Quindi che significa? Per essere ben definito, tutti questi valori qua, questi dove stanno? Questo sta in R, questo sta in R, questo sta in R. Quante variabili ci stanno, deve avere F? K più 2. Sono due variabili qua all'inizio, che qua va da 1 a K le derivate. O YK tra parentesi non è l'elevamento a potenza della Y, è la derivata kesima della Y. Chiaro? Perciò ci ho messo la parentesi. Per non scrivere DK di Y. Quindi, cosa ci vuole primo? Ci vuole che quando vado a sostituire, allora, Y deve stare in Cn. Se non è in Cn non la guardiamo proprio, perché non
in CK, scusate. Se non sta in CK non la guardiamo proprio. Noi le soluzioni le andiamo trovando ovviamente derivabili fino alla derivata, ma noi tutte le derivate, anche l'ultima, le vogliamo tutte continue. Quindi noi ci mettiamo in CK, perché sennò è un casino. Quindi prima vogliamo la funzione in CK, poi quando la funzione in CK, qua ci posso mettere tutti questi valori. Allora, questi valori, la F grande deve essere almeno continua, allora quando questi valori innanzitutto non devono mai uscire da A, cioè quando vado a mettere x, y di x, perché se escono fuori da A, io la F grande come ce la calcolo? Sopra? Quindi perciò ho detto ben definito. E poi quando vado a fare la composizione, la composta di funzioni continue è una funzione continua. Qua tutti gli argomenti sono continui, questa è una funzione continua, le sue variabili sono continue, sono funzioni continue della x, e quindi complessivamente al variare di x ottengo una funzione della x. Questa funzione deve essere identicamente 1, deve essere sempre 0 per ogni valore di x nell'intervallo. Ok? Quindi che cos'è un'equazione differenziale? Un'equazione differenziale ordinaria è una relazione che deve legare la variabile indipendente x. Chi è lo scopo? Lo scopo è trovare y. Y è la mia funzione incognita. Y soddisfa significa y è una soluzione. Noi andiamo trovando tutte le soluzioni. Ok? Quindi, che cos'è un'equazione differenziale ordinaria? È una relazione tramite la funzione f che lega la variabile indipendente, la funzione incognita y e le sue derivate fino all'ordine k. Normalmente vogliamo che questa funzione f grande sia almeno continua. Ok? Tutto qua. Per esempio, voi sapete, in fisica avete studiato l'equazione dell'oscillatore armonico y secondo di x più y di x uguale a 0. Poi qua ci potete mettere una costante, cioè poi vedremo. Chiaro? Questa l'avete fatta sicuro. Ok? Qual è la soluzione di questa equazione qua? A sen x. Allora, questa qua la posso fare su tutto R, addirittura. Posso fare su qualunque intervallo mi piaccia e mi pare. La soluzione, anzi le soluzioni sono queste qua. Poi lo vedremo facilmente. A sen x più b cosen x. In questo caso chi è f? Qua ci avete f di x più 1, diciamo 0 più 1 e t2, chi è? La funzione ha 4 variabili, no? Chi è la funzione? Corrispondente a questa equazione qua. T0 più T2, cioè la funzione opera sulle variabili, il nome delle variabili, questo lo chiamo, anzi questo è meglio chiamarlo Y0, Y1, Y2, la funzione è Y0 più Y1. Guardate, le variabili hanno i nomi di per sé, poi quando ci vado al posto di Y0 ci vado a mettere Y di X, al posto di Y2 ci vado a mettere Y secondo di X, che la funzione deve fare y secondo più y. Quindi questa funzione qua è questa qua,
Poi ci metto al posto di y0, y1, y2, ci metto y di x, y di x, y secondo di x. La funzione composta mi viene questa. Ci siamo fino a qui? E la soluzione di questa, le soluzioni di questa sono queste, poi dimostreremo che sono tutte e solo soluzioni. Però cosa notiamo? Che quante soluzioni ci stanno? Quante soluzioni ci stanno? Quante sono le soluzioni di questa equazione? Allora, dice va bene, vanno bene queste soluzioni. Proviamo a vedere, seno, se metto a uguale a 1 e b uguale a 0, prendiamo seno. La derivata seconda di seno chi è? Meno seno. Più seno fa 0. Vabbè, allora metto questo 0 e questo 1, vediamo coseno. La derivata seconda di coseno chi è? Meno coseno. Meno coseno più coseno fa 0. Allora vanno bene, seno e coseno vanno bene. E se metto 3 seno più 5 coseno? Va bene uguale, perché la derivata seconda fa meno 3 seno meno 5 coseno. La derivata è un operatore lineare. Quella è un'equazione lineare. E allora se ho due soluzioni, poi vedremo che questa è un'equazione tipo si chiama lineare. Lineare perché? Perché la mia funzione nelle sue variabili è lineare. Allora, quando abbiamo un'equazione lineare, se una soluzione vabbè, questa qua è una lezione lineare omogenea per la precisione, e quindi se c'è una, sono due soluzioni, qualunque combinazione di queste due soluzioni va è ancora solo soluzione. Questo è un esempio, non c'entra con la teoria, c'entra solo come esempio. Però allora il concetto qual è? Il concetto è che noi vogliamo fissare studiare un'equazione differenziale, però messa così non è una cosa bellissima. Chi è il dato della mia equazione differenziale? E qual è l'incognita che voglio trovare? Chi è il dato dell'equazione statica? Cioè, che cos'è che vi devo dare? La F grande. Se vi dico chi è la F grande, voi potete studiare l'equazione. Se non vi dico chi è la F grande, non potete studiare l'equazione. Che ne sapete qual è? Per esempio, la F grande è uguale a y0 più y2. Vado a fare l'equazione, viene y secondo più x più y di x uguale a 0. Qual è l'incognita? La funzione y di x. Poi, qual è lo spazio? Fissi una b e ti metti su c0 di a, c2 di ab. Quindi la tua funzione, le due funzioni, diciamo, auspicabili soluzioni di quella equazione devono essere c2. Queste sono c2, sì, sono c infinito. Ora chi ve la diciamo, ce lo dice che queste sono tutte le soluzioni? Vabbè, poi lo vedremo, lo dimostreremo, faremo esercizi, eccetera. Però diciamo che in generale cominciamo a identificare un problema. Quante soluzioni ci saranno se ci stanno di un'equazione differenziale? Innanzitutto questa equazione differenziale si dice, lo scriviamo qua sopra, odie si dice di ordine k. Quindi chi è l'ordine dell'equazione differenziale? Il massimo ordine della derivata che ci compare. Se ci compare fino alla derivata terza, l'equazione è di terzo ordine. Qua ci compare fino alla derivata k-esima, quindi l'equazione è di ordine k. Questa equazione differenziale qui
Di ordine? Di ordine 2. Chiaro? Quando siamo andati a scrivere soluzioni, cosa è rimasto indeterminato? A e B, che sono delle costanti. Quante sono? 2. Quando andavate a trovare, se volete risolvere l'equazione differenziale y' uguale f piccolo, chi è la soluzione di y' uguale f piccolo? Integrale di f piccolo indefinito più la costante. Quindi anche lì c'è una costante arbitraria. Qua invece di costante arbitraria ce ne stanno due. Perché là ce n'è una e qua ce ne stanno due? Ah, perché quella è di primo ordine e questa è di secondo ordine. Allora, cominciate a mettere in testa questo concetto, poi lo dimostreremo, che le soluzioni di un'equazione differenziale di ordine k presenteranno k costanti arbitrarie. Se vogliamo una sola soluzione, quante condizioni ancora dobbiamo imporre? Quante equazioni aggiuntive dobbiamo imporre? E se ci stanno k costanti arbitrarie, dovremmo imporre k equazioni algebriche, o no? Se no, come faccio a eliminare k anche nei sistemi lineari? Per eliminare k incognite ci vogliono k equazioni. Se ce ne metto k meno 1 non ci basta. È vero che qua non tutte le equazioni saranno lineari, eccetera, però il discorso vale lo stesso. Adesso voglio dire quali sono le equazioni che ci interessano da vicino. Quali saranno le equazioni più semplici? Quelle di ordine 1. Allora, come si scrive la generica equazione differenziale del primo ordine? Adesso voglio fare solo questo discorso, anche se sforo di un paio di minuti, poi riprendiamo 2 minuti più tardi, quindi... Allora, una equazione differenziale del primo ordine è quella più semplice che ci sta, quindi vogliamo studiare questa. Poi in realtà vedremo che studiare questo tipo di equazione in realtà è quasi come studiarle tutte, perché quelle di ordine k si riducono ai sistemi del primo ordine. I sistemi del primo ordine sono parenti alle equazioni differenziali del primo ordine. Noi tutte queste parentele non le svilupperemo per bene, però in realtà una volta che avete capito l'equazione del primo ordine avete capito tutto per quanto riguarda quelle ordine. Chiaro? Allora, mi dovete però dire come è fatta l'equazione differenziale del primo ordine. Com'è fatta? Basta semplicemente arrivare alla sola y'. Com'è fatta? No, che ci sta? F di x, y' di x uguale a 0 per x appartenente a f. Oh, qua vedremo che poi, vabbè, ci mettiamo su chiuso. Ci dovremmo mettere per questa è un'equazione differenziale del primo ordine, va bene? Oh, però a noi non interessano queste, ma uno ancora un po' più semplice. Perché? Supponiamo di avere questa equazione qua,
se io scrivo y secondo di x al quadrato meno y quadro di x uguale a 0, chi sono le soluzioni di questa equazione? Fate attenzione, perché questa qua non è un'equazione del secondo ordine, ma sono due. Scusate, mettiamo y primo di x al quadrato. La voglio del primo ordine. Tanto il concetto è sempre lo stesso. Y primo di x al quadrato meno y quadro di x uguale a 0. Questa non è un'equazione del primo ordine, sono due. Perché? Allora, e alla x va bene? Sì. E alla x faccio i quadrati, viene 0. La differenza viene 0. E alla meno x va bene? Y' viene meno e alla meno x, ma poi faccio i quadrati, il segno se ne va, faccio la differenza e viene 0. Perché non ci azzecca con le equazioni differenziali? In realtà queste equazioni differenziali si può scrivere così: y' di x più y di x per y' di x meno y di x uguale a 0. Differenza di quadrati, no? A più b per la meno b. Allora che cosa ne consegue? Per annullarsi mi basta che si annulla questa oppure questa. Quindi questa equazione immediatamente si diciamo dirama in due equazioni del primo ordine. E questo perché? Perché non è un problema, è un problema di carattere algebrico, non ha a che fare con l'equazione differenziale. Questo è il problema, è che y' di x, porti questo dall'altra parte, poi devi ricavare y'. Per ricavare y' devi fare la radice e poi fare più o meno la radice, perché questa è l'equazione algebrica. Quindi voi avete y' uguale a y e y' uguale a meno y. Quindi ci sono problemi complicati di natura algebrica che noi non vogliamo affrontare. Questa è la generica ODI del primo ordine. E questa è una ODI, si dice, ridotta a forma normale. Esplicita. Cioè, come si scrive? Si scrive così: y' di x uguale f piccolo di x, y di x. Dove stavolta, naturalmente, x appartiene da me. Perché abbiamo messo f piccolo e non f grande? Se esplicito la y' la funzione mica rimane la stessa. Guardate che la f grande è una funzione di tre variabili e la f piccola è una funzione di due variabili. Da questa posso sempre tornare indietro. Io scrivo y' di x meno f piccolo di x, y di x uguale a 0. E chi è f grande? F grande è uguale all'ultima variabile meno f piccolo delle prime due. Se io f grande di x u v non è altro che v meno f piccolo di x u. Se voglio tornare indietro, invece da là a arrivare qua non è un passaggio elementare, è un passaggio, per esempio nell'equazione di prima dell'esempio, dovevo portare a destra y quadro, poi dovevo essere la radice e mi venivano due possibilità. Quindi queste sono sicuramente più semplici di queste. A noi questa non interessa, perché il problema, eventuali altri problemi di natura algebrica, ma io già ho problemi che non capisco l'equazione differenziale, ma ci metto pure dei problemi di natura algebrica sopra, no. Quindi non vado a considerare le equazioni generali. I problemi algebrici per andare da questa alla forma normale me li vedo quando
mi capita l'equazione in fisica, devo studiare l'equazione che non è ridotta a forma normale, allora quando vado a ridurre a forma normale devo capire cosa succede, per bene cosa succede. Ma io suppongo che alla forma normale ci sono già arrivato, cioè la mia equazione si scrive direttamente così. Quindi questa qui e solo questa qui è la tipologia di equazioni che andremo a studiare. È chiaro? Noi studiamo solo queste equazioni. Ok, allora noi abbiamo quasi finito, nel senso che cosa facciamo oggi pomeriggio? Oggi pomeriggio facciamo una, non facciamo, facciamo una mezz'ora, non di vera teoria, andiamo a vedere le curve integrali, che cosa possono fare, cioè andiamo a fare dei ragionamenti di tipo qualitativo. Non andiamo direttamente a risolvere esercizi, anche perché non abbiamo ancora fissato certe idee. Una volta fissate queste idee, anche se poi le idee le dimostriamo tra un paio di giorni, perché domani non c'è lezione, se qualcuno avete, cioè se avete disponibilità di fare lezione domani, se può fare. Sì, recuperiamo qualcosa. E quindi, e poi cominciamo, una volta capito da dove cominciare col filo di Arianna, andiamo a fare effettivamente qualche esercizio. Ok? Quindi oggi pomeriggio chiaramente dobbiamo fare esercizi, però ancora qualcosina dobbiamo capire.